argomento, a mio modo di vedere, particolarmente interessante. Interessante e pesante, che tra l'altro, secondo me, si poteva tranquillamente prevedere. Magari non così... Tanti giocatori. Esatto, magari non così pesante, così acceso come argomento, però secondo me nell'aria qualcuno poteva rimanerci male. Ciao. Ben ritrovati ragazzi, ciao a tutti. Caso Emre Can Juventus, ne parliamo immediatamente, ma prima di continuare vi invitiamo a scaricare dal link in descrizione OneFootball, a nostro modo di vedere la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, applicazione gratuita per iOS e Android. Provatela perché non ve ne pentirete ragazzi. Emre Can, Juventus, liste Champions fatte, due esclusi d'eccellenza. Sarri ha scelto di escludere, scusate, Mario Mandzukic ed Emre Can. Da una parte c'era da aspettarselo, perché gli esuberi... A qualcuno toccava. Gli esuberi della Juventus, come aveva detto Sarri in un'intervista... Esuberi, oh regà! Tra virgolette, erano ben sei. Tantissimi, a mio modo di vedere... Quindi inevitabilmente qualcuno doveva rimanere fuori dalla famosissima lista Champions e hanno pagato Mandzukic ed Emre Can. Te posso fare una domanda? Certo. È un sì. po' particolare come cosa. Sì. Allora, Emre Can che praticamente è stato sempre tra virgolette scartato e che dirà che l'anno scorso comunque tra alti e bassi, acciacchi, situazioni, una cosa e un'altra, lui lo hanno inserito in lista Champions. Sì. Ed Emre Can che alla fine è arrivato... Oh, che dirà, stava sul piede di partenza ogni volta l'anno scorso, peggio di Can. Non verrà assolutamente riconfermato l'anno prossimo mercato, andrà, si è parlato mi pare pure di Fiorentina quest'estate se non mi ricordo male, altre opportunità Arsenal se l'ha parlato, cosa, dirà. Alla fine un giocatore che comunque è arrivato l'anno scorso, che è arrivato con tanta callanza, no magari callanza sì, con tanta callanza sì, diciamo che è quello il termine, no, ci si aspettava tantissimo dal giocatore, è sì, vero sì. che l'allenatore è stato considerato un grande colpo. Vabbè, però ha reso bene l'idea, diciamo. Ha reso bene l'idea, assolutamente sì. Sulla Treccani sì, troveremo sì, cercate callanza, esatto, cercate il nuovo termine by the good Fabio. E invece quindi alla fine è stato si ritrova con un pugno di mosche in mano, per essere si sintetici. È sfogato, si è arrabbiato e secondo me è anche giusto, perché comunque è un calciatore che giustamente è competitivo, è arrivato alla Juventus e ci teneva a certo. giocare la Champions League. Quindi che cosa ha fatto e che cosa ha detto? Niente, si è incazzato come una iena, perché praticamente dice che la Juventus gli aveva promesso a ridosso proprio della lista Champions, della per stilare insomma la lista Champions, gli avevano promesso che lui ci sarebbe rientrato. Non ha lasciato intendere parole precise queste qua, però da come l'ha detto sembrava proprio che la Juventus gli avesse detto: non ti preoccupare, perché tu della lista Champions ci stai. Perché comunque immagino che se ne sia parlato anche all'interno dello spogliatoio di questi famosi esuberi, che comunque qualcuno, se non fossero riusciti a cedere tutti, avrebbero pagato in qualche modo, come ad esempio l'esclusione dalla lista Champions. E invece alla fine dei conti Emre Can, poco prima della pubblicazione di questa lista, riceve una chiamata dalla Juventus. Non si capisce se da parte di Sarri, se da parte dei collaboratori. Collaboratore di Sarri, non si sa. Non si sa. Fatto sta che in meno di un minuto, parole di Emre Can, lo liquidano e gli dicono: tu quest'anno la Champions non la fai, sei fuori. Senza troppe Ciao. Spiegazioni, grazie e arrivederci. Senza alcuna spiegazione. Ovviamente. Il ragazzo ci è rimasto male. Il ragazzo ci rimane male perché ovviamente è arrivato l'anno scorso, come diciamo prima, a parametro con la zero, callanza, sì. Con la callanza, però nel senso è arrivato con i crismi di essere un giocatore molto importante. Esatto, che con, grandi aspettative da parte della comunque, dirigenza, dei tifosi, esatto, e veniva, di tutto l'ambiente. Veniva da 4 anni di Liverpool, dove non aveva per niente sfigurato, no, anzi, si era affermato come uno dei migliori centrocampisti nel panorama internazionale, ma non solo centrocampista, perché comunque se lo metti a fare il difensore te lo fa, te metti a fare il terzino lo fa, mediano davanti alla difesa, a centrocampo te fa tutto, per pezzi più stretti. No, sul campo te fa quasi tutto. Sul campo te fa quasi tutto, quindi un giocatore molto molto importante. Però è vero anche, giustamente, bisogna ricordarlo, che la Juventus ha 200 giocatori. Questo c'ha 3 squadre. È l'altro lato della medaglia del giocare in una grandissima squadra come la Juventus. Perché comunque di concorrenza ce n'è tanta, anzi è spietata a dire poco. Ma te posso dire una cosa e poi continui? Sì. Ma pure Mandzukic fuori dalla Champions, gol de rovesciata. Vabbè, quello però... Alla fine abbiamo... gli hanno preferito Higuain, sai perché? E Maurizio Sarri, certo. Che stravede per lui il gol, salta Koulibaly. Però... A me dispiace comunque per due giocatori di questo calibro, perché comunque... Please come to Roma, se volete, svincolate! Ma ormai... rapidi, rapidi!
ma ormai la lista... Se si svincolano il mercato svincolati, non c'è tanto. Ma la lista ormai è fatta per l'Europa League, quelle della Roma, non li puoi mettere. Ah, è vero. Ormai ma è fatta, quelle nuove regole non si poteva... C'era una nuova regola che con i trasferimenti... L'anno scorso era così. Boh, non mi ricordo, ma... C'era una regola... Che so io, non li puoi modificare. Ormai sono state fatte, state sì, però c'era una regola, l'anno scorso me lo ricordo, che... Praticamente potevi inserire anche dopo. Non puoi inserire dopo, perché tu comunque la lista ormai ce l'hai piena. Che inserisci? Esatto, dopo il mercato di gennaio. A gennaio la puoi modificare, ma la puoi modificare. Vabbè, un tanto a gennaio dice sì, a gennaio se vanno a fare la Champions, se vanno a fare, non vengono di certo a fare la Europa League. Ma prova a convincerli prima, preventivamente, no? Se inventa qualcosa. A me basterebbe due paroline messe bene, la gallanza. A me manderebbero bene quelle per campionato, sia ben chiaro. Non è che per sta a fare tanti problemi. Se vogliono venire proprio, non è che li manno via. Comunque, al di là di questo, Chan si arrabbiano tanto e secondo me anche ha ragione, perché prima ti dicono una cosa, poi invece se ne arriva tutt'altra. E giustamente, come dice lui, se sapevo qua la Juventus non ci sarei rimasto, me ne sarei andato a giocare la Champions da un'altra parte, perché io voglio giocare la Champions League. È uno dei suoi obiettivi. Certo, poi comunque è un giocatore giovane, un calciatore importante, che evidentemente c'ha mercato, magari ci avrà avuto proposte e offerte e la Juventus magari... Fino alla fine del calciomercato non pensava minimamente di cederlo. Ma poi, se non mi ricordo male, mi sbaglio, se vociferava comunque di uno scambio comunque tra Emre Can e anche Rakitic. Quindi in un ambito del Barcellona. Quindi se Barcellona, facciamo ipotesi, avesse preso Emre Can, io immagino che l'avrebbe poi messo nella lista Champions. Assolutamente sì, immagino. Però mi sa che era una proposta che non... No. Veniva direttamente dalla Juventus, esatto, dal Barcellona. Però ipotetico scambio di mercato, che comunque se ne è vociferato, mettiamo conto che se fosse poi realizzato, sto facendo questo esempio, immagino che poi il Barcellona, proprio perché l'ha appena preso, l'avrebbe poi inserito nella lista. Sì, sì, immagino. Se no non diceva una cosa del genere, secondo me. O comunque a prescindere, a priori, dice io la Champions la voglio giocare. Esatto. Non sapevo nulla. Poi però si è scusato e secondo me ha fatto bene anche a scusarsi, perché poi ma mi sembrano parole molto di circostanza. Sì, probabilmente sono di circostanza, però te posso dire una cosa? Bisogna anche accettarle, secondo me ha fatto bene anche ad arrabbiarsi, però bisogna anche accettare le scelte, per una questione di rispetto anche nei confronti di Mandzukic, che è uno che alla Juventus c'è stata una vita e che non ha detto una parola. Non ha detto una parola, seppure che a casa ha spaccato i piatti, ha sconciato i bicchieri. È capace che ha spaccato la capoccia ai dirigenti, per intenderci. Però perlomeno lo sappiamo, però non capi che ha combinato. Può essere pure che non ha fatto niente. Ma io per come la vedo, allora Mandzukic è un giocatore che in campo ci mette tutto, però è un grande professionista, quindi secondo me accetta, non dico di buon grado, però le decisioni vanno accettate. Ma chiunque ci resterebbe male. Vanno accettate. Non fa gesti strani che demonetizzano, che qua qualsiasi cosa demonetizzano. Capisci quello che te voglio dire? No, quello sono d'accordo. Anche per rispetto, secondo me, per rispetto sì, lì per lì c'è sta che sbrocchi, però lo sfogo c'è sta. C'è sta lo sfogo, video sfogo in questo caso, e poi comunque c'è sta anche che dici lavorerò sodo per magari tra virgolette far cambiare idea all'allenatore. Comunque, a gennaio giustamente c'è, come hai detto tu prima, la possibilità ristilare la lista. Sì, ma non so se si possono dovesse si possono integrare grattatevi le palle, no? Se ti fate Juve, se si fa male qualcuno ovviamente sì. Ma metti conto, mo te faccio un'altra ipotesi, che dire era sul piede di partenza. Facciamo conto che a gennaio lo vendono. Comunque quando strano. Va a la lista, probabilmente strano, poi riesce a inserire Emre Can. Ma comunque è strano che Sarri, cioè veramente un giocatore sul piede di partenza. Che ha fatto un precampionato sicuramente buono. Io la vedo in maniera un po' diversa. Dipende dall'allenatore. Bravissimo, perché comunque secondo me Khedira, che fosse già sul piede di partenza, è un discorso a parte, perché quando è arrivato Sarri, tra virgolette, si parte dalla stessa base, uguale per tutti. Quindi sia Khedira che Emre Can erano sul piede di partenza, perché ovviamente l'abbondanza a centrocampo era tanta. Quindi poi Sarri fa le sue scelte. Ma se parlava pure di Pjanic che poteva partire, se è parlato di Matuidi, parlato di centrocampisti. Appunto, ti sto dicendo sono che talmente bravi da pari, quello sono talmente bravi che non sapevano manco loro chi manna via. E questo infatti, è il discorso. Ma infatti proprio quello ti sto dicendo. Comunque Sarri quando è arrivato si è azzerato tutto, dice voi dovete dimostrare sul campo chi se merita di giocare per me e poi vi metto in campo, fatemi vedere se essere validi. Evidentemente Can
si è un po' lasciato indietro rispetto agli altri, si è ambientato con più fatica e quindi Sarri dice: c'ho giocatori più pronti, utilizzo questi, che poi Ma vedi la stava magari. sul piede di partenza, ma a me non me lo può fregare di meno, Ma lo faccio magari, giocare. ma magari no, magari ha dato il 100%, però ci stanno determinati allenatori Certo. che puoi mettere 200% quanto te pare, magari tatticamente non te vede come vede altri. Tant'è che alla fine ha scelto Khedira, che magari è uno più fragilino sicuramente, lo a parte pure Emre Can, non è che No, infatti insomma, pure Emre Can, per tra carità, tutti e ragazzi. due ragazzi, però tra i due Emre Can è sicuramente più giovane di Khedira. Quindi magari meno soggetta ad infortuni. Però questo è quanto. Io vorrei sapere da voi, ma penso che pure tu vorrai sapere da loro, che cosa ne Ovvio. pensate nei commenti di tutta questa situazione. Ha fatto bene Emre Can a sbroccare? In parte è una mancanza di rispetto, lo ripeto, magari nei confronti di Mario Mandzukic, che pubblicamente non ha rilasciato dichiarazioni. Poi uno a casa sua, da solo, è libero di fare quello che si pare. Sei un Certo, ma chi se ne professionista, è frega? ovvio che te senti. È una bocciatura, no? Per un calciatore, a livello di orgoglio personale, chiunque si Ma incazzerebbe. certo, Se no, ma chi non lo significa che te ne farebbe frega un cazzo. del lavoro che Se non. fai, certo. Esatto, capito? Quindi secondo me è anche giusto, però ci stanno modi e modi. Certo. Capito? Questo evidentemente è una persona così che dice: io, tanto che mi devo incazzare dietro le quinte, voglio far No, vedere che è vero del certo. Ma culo. io E l'avrei quindi fatto, io così l'ha fatto. avrei fatto, cioè nella situazione sua avrei fatto lo stesso, Qualcuno sinceramente. potrebbe anche prenderla come una mancanza di umiltà, ma No, secondo me non è secondo me non neanche è questione. quello. Secondo me è solo questione che comunque un giocatore Ci è rimasto male, è ambizioso e visibilmente. vuole giocare le migliori competizioni. Non vedo per quale motivo devo rimanere fuori, pensa il giocatore. Quindi Certo. secondo me c'ha tutto il diritto di essere arrabbiato. Non gliene faccio assolutamente la colpa. A maggior ragione del fatto che prima gli hanno promesso una cosa e invece poi si è rivelato essere tutt'altro. Perché un conto dici, lo sapevo sin dal principio, ho provato comunque a giocarmi il posto, però la Alla Juventus fine era non stata hanno. chiara. Tu la Champions non la fai quest'anno perché siamo in troppi. Un conto è questo tipo di discorso, Ma che allora secondo là me, arrabbiarsi non ci avrebbe avuto alcun te posso dire la senso. verità. E invece poi se ti dicono così e poi è cos'ha, e allora me cazzo. Secondo me si sono ritrovati all'ultimo, Ma sì, non che sapevano non che ci hanno fa. Ma pensato. Poi certo. all'ultimo, quando sono andati a fare la lista, dice: ma mo qua che cazzo lascio fuori? Certo. Hanno. La conta, cioè l'allenatore decide, non decide nessun altro. E Sarri ha No, guardato il foglio e dice: qua, no, no, no. questo, Che questo, faccio? questo, questo. Ambaramba cicci È cocò. uguale. Stava fuori Khedira? Si sarebbe incazzato Khedira. Stava fuori Nart? Si sarebbe incazzato Nart. Certo. Chi tiri fuori? No, Hanno no, preso no. Rabiot. Cioè, dei giocatori ce n'hanno veramente tanti. Cioè, Ce poi n'hanno prende Rabiot e veramente tanti. Ramsey per dirti a parametro zero e poi che fai? Li lasci fuori dalla lista Champions uno o Appena tutti e presi. due? Mi sembrerebbe un po' una cosa assurda. Mi sembrerebbe. Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti. Tanti mi piace su questo video, arriveranno nuovi contenuti sul mondo del calcio. Commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su Instagram, Telegram e Twitch, perché a breve su Twitch partiranno le live. Parleremo di calcio giocato e faremo anche gameplay, gaming e tante altre cose. PES, FIFA, di tutto e di più. Scaricate OneFootball dal link in descrizione e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Sondaggio in alto a destra, rispondete, fateci sapere la vostra e fatecela sapere anche nei commenti. Vuoi aggiungere qualcosa? Direi che abbiamo parlato abbastanza. Sembri un po' Khedira. Forse anche un po' Emre Can se ti fai i capelli corti. Oddio. Hai sbroccato tu? Sì, ho Sei sbroccato stato io. In te. realtà sì, sono stato Io io. assomiglio più. A chi posso assomigliare io da Juve con questa faccia un po' chiaretta, un po'. Oddio, non lo so. Non ne ho Un idea. po' alla Buffon, io qualche smadonnina ogni tanto mi parte. Un po' Gigi ce so, sinceramente. Capello un Più po' Soviero, diverso. magari, perché proprio lo sfogo quello di Soviero, quello è proprio il top. Io so così, Non so così. esageriamo. No, non, io esagero perché è così. Vabbè. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.